Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Delia Duran, sapete quando sborsa Ilary Blasi per averla con sé all'Isola dei Famosi? Cifre davvero astronomiche. Ecco quanto guadagna la ex Gefina. Delia Duran e Ilary Blasi. Sapete qual è il cachet della Duran per la sua presenza nello studio dell'Isola dei Famosi? Ecco quanto sborsa Ilary Blasi per averla in trasmissione. Delia Duran, nuovo volto Mediaset. Ormai Delia Duran la vediamo dappertutto. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6, l'ex Gefina è di nuovo in televisione. Neanche il tempo di mettere piede fuori dal bunker di Cinecittà che i telespettatori se la sono ritrovata, nuovamente davanti agli occhi. Delia Duran. Sicuramente la sua bellezza non passa inosservata, tanto che addirittura l'ex premier Silvio Berlusconi ha confessato di essere un suo fan e di non aver perso nemmeno una puntata del GFV proprio perché c'era Delia. Da quando è iniziata l'Isola dei Famosi, la compagna di Alex Belli è sempre stata presente in trasmissione. Ancora non è chiaro che ruolo abbia. Alcuni dicono che la sua presenza in studio sia giustificabile con il fatto che lei sia intima amica di Lori Del Santo, una naufraga della nuova edizione. Modella venezuelana. Altri, invece, mormorano che sia un opinionista non ufficiale e presenza fissa del programma. Nel frattempo vi chiediamo, sapete quanto sborsa Ilary Blasi per averla con sé? Davvero cifre assurde. Quanto borsa Ilary Blasi per avere in studio l'ex Gefina. L'Isola dei Famosi, edizione 2022, è iniziata da pochissimo eppure il record sembra essere stato già stabilito. La prima puntata si è conclusa con uno share che ha superato il 23% dei dati di ascolto, davvero ottimi risultati che hanno segnato in positivo il ritorno in TV di Ilary Blasi. Ilary Blasi. La nuova edizione dell'Isola sta piacendo davvero tanto e ad attirare simpatia ed attenzione sono anche gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A loro sembra essersi aggiunto un altro volto noto, quello di Delia Duran. Anche se non la si può considerare come un opinionista ufficiale, la Blasi la interpella frequentemente per avere una sua opinione e un suo riscontro. Chiaramente, la presenza dell'ex Gefina non è gratuita. Sapete quanto viene pagata la Duran? Ebbene, volendo fare un calcolo presuntivo di quanto guadagnino gli opinionisti, possiamo affermare che il cachet della bella modella si aggira tra i 15.000 e i 20.000 euro per ogni puntata. Delia Ilary. Se mettiamo in conto che l'ex Gefina sarà presente fino all'ultima puntata dell'Isola che si concluderà a giugno, possiamo affermare che fino ad allora avrà messo da parte un altro cospicuo gruzzoletto che si aggiungerà a quello conquistato al Grande Fratello. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.